Ciao amici, come state? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di PaninoTube. E oggi siamo finalmente con lo speciale di 5.000 iscritti. Sì, è vero, adesso che sto registrando in realtà li abbiamo già superati, siamo a 5.500. Ma vabbè, per chi mi conosce sa che ormai io gli speciali li faccio sempre in ritardo. Comunque, innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi un sacco per questo traguardo raggiunto. Vi dico una cosa, quando io ho raggiunto tempo fa i miei primi 1.000 iscritti, ho detto bene, 1.000 iscritti sono stati fatti, adesso il prossimo traguardo saranno i 5.000 iscritti e finalmente li abbiamo raggiunti. Sì, è vero, anche 2.000, 3.000, 4.000 erano dei traguardi e per carità li ho sempre festeggiati, però 5.000 è proprio un traguardo molto importante, proprio cifra tonda. E niente, per questo speciale vi raccomando spolliciate con tantissimi like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale con la campanella attiva, mi raccomando attivatela così appena pubblico un nuovo video vi arriva subito la notifica. E se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta e poi Panino salutami. Mi raccomando, ci deve essere anche la parte del video che più vi è piaciuta. Allora, per questo speciale avevo in mente di festeggiare e voglio proprio fare una festa in questo video. E per fare questa festa qua ci serviremo della mod di Nullzerep di Granny. Sì, è vero, avevo detto ad alcuni che non avrei portato il video sulla mod di Nullzerep. Però alla fine ci ho pensato bene, ho detto ma sì, con questa mod io posso proprio fare una festa e faremo la festa a casa di Granny. Iniziamo subito! Ecco qua, siamo dentro casa di Granny, siamo dentro la casa della nonna. E qui è dove faremo la nostra festa. Festeggeremo proprio qui, all'interno della casa di Granny, mamma mia. Allora, l'unica cosa adesso è trovare dove fare la festa. Dove organizzare tutti quanti, dove far venire tutti quanti gli ospiti della festa. Ma non lo so, allora, vabbè, qua non credo proprio, qua è mezze lette. Che ci mettiamo a fare quella festa sopra i letti? Ah, lasciamo perdere, vediamo in soffitta. Magari la soffitta può essere un bel posto, andiamo a vedere, va? Andiamo, andiamo. No, vabbè, non credo che la soffitta vada bene, anche perché questo pavimento qua. No, no, meglio lasciar perdere. Meglio lasciar perdere, andiamo sotto, va? Allora, dove potremmo fare? Vediamo, vediamo. Andiamo qua nel bagno, ma il bagno è fatto bello grande però, vabbè. Fare una festa in bagno e che esce fuori? Che andiamo a festeggiare in bagno? Però magari c'è qualcosa, vediamo. No, non c'è niente in bagno, vabbè. Andiamo via, vabbè, anche se ci fosse qualcosa meglio lasciarlo lì. Allora, qui cosa possiamo fare? Ah, ecco, possiamo fare una cosa, va? Possiamo mandare qui gli invitati, tipo fare sala da ballo di qua, no? E poi qua, in cucina, qui mettiamo la roba da mangiare. E beh, giustamente, una festa, bisogna pur mangiare, no? Allora, quindi, cosa possiamo fare? Mettiamo qui sopra il cibo, vediamo, con quel pulsante Nullzerep. Ecco, c'è di buono però che il menu di Nullzerep non è piccolissimo come quello di Outwit. Allora, vediamo qua, object list. Facciamo comparire tipo, non so, il cibo, ecco, il cibo, il cibo. Però facciamolo comparire sul tavolo, va? Non vorrei che cada a terra. Ok, spawn, clone. Sì, ma dove si trova? Dove? Mi dire, è a terra, hai fatto cadere il cibo. Complimenti, complimenti. Mettiamo qua, va sul tavolo, così gli ospiti si possono mangiare qua la loro fetta di carne. Che non posso raccogliere. E vabbè, questo qua sarà per il ragno andrà lì e si mangerà la carne. Vabbè, allora facciamola comparire qua così la posso raccogliere almeno. Scusate, quella non me la fa prendere. Mamma mia, mannaggia, mannaggia. Allora fai cadere qua la carne, ok? Così gli invitati almeno hanno anche da mangiare, sennò poverini, vengono qua, non mangiano niente. Purtroppo Granny non è che cucina tanto, quindi mi devo arrangiare con questo. Vabbè, un'altra fetta di carne facciamola venire, va? Ok, vabbè, tre fette di carne in più, va? Quindi mettiamone un'altra qua, un'altra di qua, e la mettiamo qui sopra, su, su, su. E questa è quell'ultima, mettiamo qua. Vediamo qui nel microonde, magari ha qualcosa, ha lasciato qualcosa qui nel microonde, no? Sì, vabbè, questo se lo mangia Granny, Granny si mangia questo, che roba, oh. Cucina ste robe qua, io mi chiedo come fa a mangiarlo, e poi ci credo che ha tutti quei denti strani, brutti. Si mangia qua gli ingranaggi, mannaggia. Allora, vediamo, vediamo, cosa possiamo fare adesso? Io direi adesso di far entrare finalmente gli ospiti, uno dopo l'altro. Ho messo la modalità practice, così Granny è uscita fuori casa e io ho potuto organizzare qui la casa per la festa. Purtroppo non posso far comparire tipo dei palloncini, del niente, vediamo. Magari trovo qualcosa di interessante da far comparire. Ah, ecco, anche il cibo per gli uccelli. No, è vero, il cibo degli uccelli non deve mancare. Che se viene anche il corvo, se il corvo volesse partecipare, almeno anche lui c'è il cibo da mangiare. Quindi facciamolo comparire, va? Ok, bird si spawn clone. No, sotto il tavolo me l'hai messo, scommetto. Vabbè, niente, neanche il cibo per gli uccelli mi fa mettere. Sì, sotto il tavolo. Ma perché mi metti le robe sotto il tavolo? Mannaggia, spawn clone, ecco qua. Bird seed. E lo mettiamo qui sul tavolo, così se anche l'uccello vuole mangiare, c'è lì anche il suo cibo.
Sto tavolo così, mannaggia. Le avrei messe pure qui sopra le robe, il cibo. Però cade sto tavolo, sta così in bilico. Purtroppo non c'è altro che posso mettere bevande Coca-Cola. Non posso metterle, quindi niente. Facciamo entrare finalmente gli ospiti. E come primo ospite, vabbè, la proprietaria della casa, no? Mi sembra giusto. Facciamo comparire Granny. Signore e signori, ecco per voi Granny. Ecco qua, uè, buonasera Granny, buonasera. Ma vedo che ti sei proprio preparata in tiro per la festa, eh. Ti sei pure messa le scarpe. Brava Granny, brava che ti sei preparata per la festa. Allora, come stai, tutto bene, eh? Vedo che sei pure andata dal parrucchiere a farti i capelli, anzi, che fine hanno fatto i tuoi capelli, Granny? Cosa hai fatto i tuoi capelli? Vabbè, sarei andata dal parrucchiere a farsi ritagliare. E chi lo sa, magari il nuovo taglio grannese, no? Ma adesso facciamo entrare il secondo ospite della serata. Secondo ospite che mi ha accompagnato un sacco in tantissimi video. Diamo il benvenuto a Evil Nun. Uè, buonasera suora, buonasera, come stai, tutto bene? Benvenuta alla mia festa, benvenuta suora, mamma mia. E beh, lei non poteva non mancare alla festa dei 5.000 iscritti. Dopotutto anche grazie a lei, grazie ai suoi video, che il canale è cresciuto, che il canale è andato avanti. Poi anche e soprattutto grazie a voi che mi avete sempre sostenuto. Questo non smetterò mai di dirlo, non smetterò mai di ringraziarvi. Ma grazie a Evil Nun che mi ha fatto sempre compagnia. Grazie mille Evil Nun, benvenuta alla mia festa, la nostra cara suora. Adesso direi di far venire il terzo ospite della serata. Terzo ospite sarà il nostro caro maestro Baldi. Beh, anche Baldi, vabbè, lui non è che c'è stato tanto nel mio canale. Ho portato un gameplay sul suo gioco, anche ho portato un gameplay, una sorta di Five Nights at Freddy versione Baldi. Poi è anche comparso in alcuni video di Granny che ho fatto con le mod, quindi vabbè, anche lui mi sembra giusto invitarlo. Benvenuto Baldi, benvenuto qua nella mia festa. Uè Baldi, buonasera, buonasera maestro Baldi. Come stai, tutto bene? Benvenuto alla mia festa. Ti vedo un po' piccolo, un po' basso. Mi ricordavo che tu eri molto più alto, ma va bene, non importa, anche così va più che bene. Quindi Baldi maestro, benvenuto qui alla mia festa, toh. Vabbè, fra Evil Nun e Baldi abbiamo due personaggi di scuola, quindi oh, meglio ancora, oh. Spettacolare! Allora, adesso direi di far venire il quarto ospite della serata. Allora, non faccio venire Thanos, perché lui non è mai comparso nei miei video, Thanos. Anche se comunque nel video di Mr. Myth c'è il guanto che mi ricorda tanto il guanto di Thanos. Ma lui non è mai comparso. Quindi niente, Thanos non è invitato alla mia festa. Non sei invitato, Thanos. Ma facciamo venire Hello Neighbor, sì. Sì, è vero, non ho portato comunque video su Hello Neighbor, però è comparso in alcuni video che ho fatto di Granny. Quindi comunque lui c'è stato sul mio canale. Quindi Hello Neighbor, benvenuto alla mia festa. Uè, buonasera vicino, come stai? Tutto bene, tutto bene. Benvenuto alla mia festa, allora. Bene, vicino di Hello Neighbor, tu sei un ospite che ho invitato molto volentieri. Ma adesso facciamo venire l'ultimo ospite della serata. L'ultimo, che anche lui non è comparso tante volte sul mio canale. Però ho portato un gameplay su quel personaggio. Poi sua figlia comunque è comparsa in molti miei video. Ovviamente la figlia è Slendrina, quindi il padre chi sarà? Beh, è Slenderman, che comunque ho anche trollato in alcuni miei video troll su WhatsApp. Quindi Slenderman, benvenuto alla mia festa. Uè, buonasera, buonasera, come state? Oh, ci sono tutti, ci siete tutti, grandissimi. Grazie mille per aver accettato il mio invito alla festa. Beh, ovviamente comunque fra gli ospiti di questa festa, proprio ospiti onorari, siete voi. Voi siete partecipi di questa festa, quindi benvenuti soprattutto a voi, voi spettatori, voi iscritti che mi avete sempre sostenuto. Benvenuti a questa grandiosa festa a casa di Granny. E dove l'ha trovato una festa a casa di Granny? Ma adesso direi di entrare proprio nel vivo della festa. E purtroppo non posso far comparire gli altri. Avrei fatto venire Mr. Myth, ma non posso. Mi sa che forse non poteva venire. Entriamo nel vivo della festa. E quindi mettiamo la modalità party. Ecco qua, oh, proprio modalità party pure. Guardate qua, tutto illuminato. Tutto con le luci che si illumina. Sì, non mi piacciono però queste luci nere, cioè perché luce nera? Vabbè, ce la teniamo così sta luce. Comunque adesso direi di mettere anche qualche bella musica, no? Iniziamo proprio le danze. Eh sì, perché come ormai molti di voi sanno già, con la mod di Null Zerep si può anche ballare. Quindi per questo ho deciso di portare la mod di Null Zerep per questo speciale. Perché si può organizzare una festa vera e propria con questa mod. Con le altre mod invece era già molto più difficile. Quindi adesso General Menu e iniziamo a mettere qualche bella festa. Vai, iniziamo con la samba, va. Ecco qua, i balli, finalmente si inizia a ballare. Va, mi metto a ballare pure io. Eh no, però manca la musica. Ah, è vero, ecco qua. DJ, metti la musica. Ah, ecco qua.
Vabbè, cambiamo ballo, ma ce ne sono un po', ne metto soltanto alcuni. Dance Movies, dai. No, vabbè, cos'è? Ma tra l'altro guardate bene lo Slenderman, guardate qua. Cioè, oh, potrebbe essere un perfetto insegnante di ballo. Slenderman, ma sei bravissimo a ballare, potresti insegnare a ballare a tutti. Ma anche Granny, guardate qui Granny, proprio come si mette qua. Come si mette a ballare, grandissimi tutti. Uè, suora, non ti facevo così ballerina, eh. Però guarda un po', tu con tutte le martellate che mi hai tirato addosso, io ti ho pure invitato alla mia festa dello speciale 5000 iscritti. Ok, cambiamo ballo, ne mettiamo un altro, va, mettiamo Worm. Cos'è Worm? Il verme, infatti. Cioè, ma questa cosa qua non sarei in grado di farla neanche minimamente. Ma che roba, No, ma a me fanno troppo ridere Slenderman e la suora. La suora perché io l'ho sempre immaginata in modo diverso. Slenderman anche per un altro motivo. Grandissimi tutti quanti, grazie mille per aver partecipato alla festa. E niente, direi di finire qua questo speciale con loro che stanno ballando. No, però mettiamo un ballo più carino, va. Hype, vediamo cosa è sto hype. Ecco qua, to. Ballate, 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 va. Niente, io finisco qua questo speciale. Sì, è una cosa simpatica che ho pensato così, fare una festa vera e propria. Però l'ho fatta qui a casa di Granny. Vi ringrazio ancora tanto per il supporto che mi state dando. Grazie mille davvero. È proprio grazie a voi che questo canale continua sempre a crescere. Stiamo crescendo sempre di più. E adesso il prossimo traguardo saranno i 10.000 iscritti. Chissà se li raggiungerò mai. Boh, vabbè. L'importante è provarci e soprattutto l'importante è crederci e non arrendersi mai. E questo vale per ogni cosa. Niente, grazie mille per aver visto anche questo speciale. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. E ci vediamo in un prossimo video. Come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ed adesso vado a ballare insieme a loro. Venite pure voi, va. Andiamo a ballare tutti quanti insieme a casa di Granny. Ciao a tutti.